Buonasera a tutti. Per riascoltare gli eventi delle edizioni precedenti, visitate il sito archivio.festivalletteratura.it, dove da gennaio 2021 troverete anche gli audio di questa edizione. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura, ringraziamo Gruppo Tea per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Luca Daino. Grazie, mille grazie. Intanto, io vorrei rassicurare tutti i potenziali acquirenti del libro: non è necessario venire a parlare con me se lo comprate. Potete comprarlo e andare via. Non vorrei che le vendite calassero con questo, perché c'è questa colpa da espiare. Eh, seriamente, eh, voglio. In maniera la meno formale possibile, anche se inevitabilmente i ringraziamenti sono formali, però voglio ringraziare gli organizzatori che mi hanno chiesto di venire a parlare di Giovanni Raboni perché per me parlare di Raboni in pubblico è sempre un piacere, ma in un certo senso lo percepisco anche come un dovere. Eh, la sensazione è che ehm, siamo in debito con Giovanni Raboni e siamo in debito perché non abbiamo ancora eh, reso a lui. Ciò che effettivamente avremmo dovuto rendergli. Voglio dire che la qualità del lavoro critico e la qualità del lavoro poetico di Rabboni è a un tale livello che un po' di gerarchie andrebbero forse ridiscusse. Andrebbero ridiscusse un po' di gerarchie e Raboni in questa ridiscussione dovrebbe forse scusate l'espressione un po' banale, scalare un po' la classifica, eh, più in particolare mh, dobbiamo, credo a Giovanni Raboni, no, la sottrazione di un'etichetta e la sostituzione di questa etichetta con qualcos'altro, che a sua volta inevitabilmente è un'altra etichetta, però a Raboni va davvero stretta, eh, quell'etichetta critica sotto cui è stato più o meno saldamente collocato di autore lombardo o peggio di epigono di quella cosiddetta linea lombarda che avrebbe delle ascendenze straordinarie, molto, molto autorevoli, ma dentro la quale Raboni ormai autore completamente secondo novecentesco ci sta davvero stretto. Raboni è lombardo, milanesissimo, ma sul piano letterario è un autore interamente europeo. È un autore la cui apertura di orizzonti, la cui qualità sono davvero di livello internazionale. In questo senso mi sento, o meglio sento che siamo un po' in debito con Giovanni Rabboni e considero un piacere e insieme un dovere tornare a parlare di lui ogni volta che mi è possibile. Insomma, sarebbe davvero il momento che non solo pochi o non molti si rendessero conto della importanza. Del lavoro che ha fatto e della poesia che ha scritto, se posso scomodare un breve caso personale, ma non è soltanto un caso personale. Ormai mi occupo di Rabboni da tantissimi anni, più di dieci, forse quindici quasi: e mi capita quasi soltanto con lui di tornare su testi che conosco benissimo e di tornarci scoprendo che c'era molto altro e c'era molta più qualità, intelligenza, bellezza di quanto ci avessi visto. So che state pensando, succede con qualsiasi grande autore della letteratura. Appunto, è l'ora di considerare Raboni dentro quel ristrettissimo novero di grandi autori della letteratura italiana, ma io, ripeto, direi meglio eh, europeo. Ehm, non è del tutto casuale questo inizio sul ribaltamento delle gerarchie. E mi avvicino lentamente al libro tenendo anche sott'occhio il tempo che scorre. Perché uno degli esercizi rischiosi, si pagano dei prezzi molto alti per questo esercizio che ora dirò, e poi dirò anche quale prezzo si può pagare banalmente. Però uno degli esercizi che Raboni più spesso fa in questo libro, che è solo un pezzettino della sua attività critica, è quello di non accettare le gerarchie critiche così come sono per riattraversare i testi della letteratura al netto di tutti gli a priori critici che sui testi si sono sedimentati scoprendo qualcosa di inevitabile, cioè quelle cose non sono esattamente come ce ne hanno raccontate. Leggere... Sto anche provando a far vendere il libro, forse. Leggere i testi critici di Raboni significa scoprire che le cose quasi mai sono come ce ne hanno raccontate. E Raboni che ha questa capacità di auscultazione sensibilissima. Raboni a sette anni leggeva già Pascoli d'Annunzio, a dodici o tredici leggeva Elliot senza conoscere tanto bene l'inglese, non avendo delle traduzioni sotto mano. Quindi si è costruita una sensibilità letteraria straordinaria, Magari persino patologica per la precocità estrema con cui ha iniziato a costruirsela, però, in effetti, l'auscultazione dei testi che porta Raboni al netto di qualsiasi a priori critico, ideologico è davvero molto utile. Spesso e leggerlo è. Inebriante, cioè porta eh, la sua critica, una ventata di freschezza per chi sia un po' dentro le cose della letteratura italiana, in particolare di ciò di cui si occupa lui che è il Novecento, il pieno Novecento, i suoi contemporanei, anche e soprattutto il secondo Novecento. Dicevo che si pagano dei prezzi, questo libro è nato anche con l'idea di strigliare un po'. Il mondo della critica dei giornali è diventato molto difficile opporsi a quelle che sto chiamando le gerarchie vigenti, è molto difficile recensire negativamente un libro appena uscito, si pagano dei prezzi molto alti. Raboni ha pagato dei prezzi molto alti, però non ha mai rinunciato a dire no. Adesso non so, bisogna mettersi un po' nell'ottica di cosa significa farlo in un contesto pubblico in cui la permalosità, il grado di permalosità del mondo letterario è altissimo. Ma anche i rapporti di amicizia, i rapporti di collaborazione professionale. Oggi le recensioni negative sono quasi sparite, credo. Non sono un grande frequentatore della letteratura contemporanea nel senso di attualità estrema e quindi però la sensazione è che ci siano più dei pezzi informativo-elogiativi. Beh, è anche una questione di contratti di lavoro. Recensire negativamente un autore importante, autorevole, significa esporsi. Mi viene irrimediabilmente la parola vendette. Non, non volevo usare la parola vendetta, però bisogna essere... Saldi mm. e un buon contratto professionale potrebbe servire. Sentivo l'altro giorno un giornalista sportivo che diceva che le domande difficili nelle conferenze stampa agli allenatori importanti non si fanno più perché il precariato nel mondo del giornalismo sportivo ha fatto sì che i giovani o ex giovani o post giovani che si trovano come giornalisti nelle conferenze stampa ci pensano dieci volte prima di fare una domanda che potrebbe risultare scomoda all'allenatore di turno. Non penso sia molto diverso nel mondo della critica letteraria, c'è una diretta proporzionalità, magari non stringente, magari non matematica, però... Quanto più si è esposti sul piano diciamo così economico-professionale, tanto meno inevitabilmente si ha coraggio. Raboni questo coraggio l'ha avuto, certamente ha vissuto anche in un'epoca nel quale diciamo la copertura, l'autoprotezione, anche dal punto di vista pratico, mh, pragmatico, era un pochino più alta. Diciamo, se l'è potuto permettere, ha sbattuto la porta o si è fatto cacciare da alcune testate per cui scriveva. Anche perché era possibile pensare di trovarne un'altra, abbastanza in fretta, insomma. Eh, la censura preventiva non appartiene a Raboni e non appartiene neanche a questo testo. Questo testo come fatto? Allora, il sottotitolo aiuta: scritti militanti su letteratura, cinema e teatro. Allora, scritti militanti, sì, ma sono recensioni negative. Abbiamo raccolto 170 stroncature più o meno cattive la gran parte in ambito letterario specificamente narrativa perché i testi di critica sulla poesia di Rabboni erano già stati pubblicati in parte adesso vi do qualche numero per farvi capire quanto il sommerso sia largamente preponderante rispetto a quello che effettivamente conosciamo però c'era già anche per raccontare un po' la logica con cui nasce un libro di questo tipo che è molto idiosincratico perché c'era una grande messe dentro la quale scegliere quindi abbiamo scelto 170 stroncature, eh, dicevo letterarie, in particolare sulla narrativa, c'è anche qualche, qualcosa di poesia, però anche cinema, Raboni è stato critico cinematografico di avvenire a cavallo fra anni 60 e anni 70 e poi è stato il critico teatrale del Corriere della Sera per un decennio a cavallo fra anni 80 e 90 in quel caso. Ha scritto per Il Corriere, ha scritto per Avvenire, ma ha scritto anche per Il Messaggero, ha scritto per Quaderni Piacentini, ha scritto per L'Europeo, per Tutto Libri. Raboni ha lavorato tantissimo, in questo senso, se vogliamo, è stato interamente milanese-lombardo. Ha lavorato davvero da morire, Raboni. Um, I pezzi che finora conosciamo suoi, i pezzi, mi riferisco a questa critica di attualità di ambito culturale su opere appena apparse a stampa, a teatro, al cinema, sono oltre 4.000. Qui ne abbiamo raccolti 170 c'è un altro libro, quello che vi dicevo di Garzanti, uscito nei primi anni 2000 che si occupa precisamente di poesia, c'è un altro libretto uscito per la Fondazione Corriere della Sera, però capite che stiamo parlando di poche centinaia rispetto a qualche migliaio. Eh, se vogliamo ancora parlare del retrobottega di quello che succede, non più di contratti di lavoro, ma di contratti per fare libri, è chiaro che noi conosciamo quello che gli editori pubblicano. Eh, lo dico a bassa voce, però un libro così, io credo che al mondo accademico non piaccia più di tanto. Un libro accademico sulla critica di Raboni è un libro che prende una testata per la quale Raboni ha scritto e pubblica tutti i pezzi che Raboni ha scritto sull'europeo, sul Correa della Sera. Oppure, meno bene ma accettabile, si prende un decennio, mettiamo, e si pubblicano tutti i pezzi che Raboni, in ordine cronologico, ha scritto su quel, in quel decennio. Questo sarebbe un libro accademicamente accettabile, con anche, dire, un, un, con, 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 fatto con cognizione di causa. No? Vogliamo cercare di scoprire il più possibile da un autore che ci sembra abbia ancora da dire qualcosa di importante e allora gli andiamo dietro e cerchiamo di essere il più sistematici possibili. L'editoria non l'avrebbe mai accettato un libro del genere. Un libro così è un libro, scusate l'aggettivo, un moscio. Serviva trovare un giro che... Nella struttura del testo creasse quel minimo di appeal che permettesse a Raboni di essere pubblicato da un grande editore e poi che permettesse anche di rivolgersi a un pubblico di non specialisti e che permettesse anche una manifestazione importante come questa, che però certamente non è un convegno accademico, è qualcosa di molto più importante, fosse possibile venire a portare. Quindi. C'è anche questa dinamica, non solo i contratti di lavoro, ma anche i contratti sulla base dei quali i libri vengono fatti, perché davvero noi infine conosciamo soltanto quello che ci viene proposto sotto forma di volume. Perché è difficilissimo andare a recuperare il numero X o Y dell'Europeo 1988. Bisogna andare in biblioteca con grande passione, tanto tempo, e andare a leggere Lira Boni. Chi lo fa? Chi sta facendo una tesi di dottorato su di lui, probabilmente. Proseguo con la mia presentazione. Nel sottotitolo, non in copertina, ma nel frontespizio c'è anche un'indicazione cronologica 1964-2004. Il 2004 si spiega in fretta: Raboni è morto nel 2004, in particolare per essere precisi, il 16 settembre 2004, fra cinque giorni. Il 1964 invece è un altro elemento di arbitrarietà di questo testo. Ah, dicevo prima la critica accademica, un libro così inevitabilmente lo trova arbitrario. Le stroncature, tutte, neanche, neanche tutte le stroncature, una parte. Sulla base di che cosa? C'è la stroncatura a un film di Leone, c'è la stroncatura a un film di Fellini, c'è la stroncatura a Calvino, a Pasolini, insomma nomi... C'è una stroccatura politica e stilistica a Guareschi, insomma è chiaro che la scelta è quella eh, non di tipo iperspecialistico, ma del resto i lavori di Raboni sui giornali era e iperspecialistico non poteva essere. Il 64. il 64 è un altro elemento di arbitrarietà. Perché il 64? Allora, il 64 intanto sul piano biografico per Raboni è l'anno nel quale lui inizia a diventare un letterato umanista che mette la propria forza lavoro sul mercato per guadagnarsi da vivere. E questo significa che dal 64, non ancora a tempo pieno, lui inizia a lavorare per i giornali, le riviste e l'editoria. Non a tempo pieno perché lui già da quasi un decennio, ancora per un paio d'anni, avrebbe fatto l'avvocato presso un paio di aziende piuttosto grandi del milanese, una tessile e una petrolifera. Come spesso capitava alla, fino alla generazione di Raboni, direi, eh, spesso i letterati che oggi sono entrati nel, nel novero dei campioni della letteratura italiana novecentesca non, ha, non sono di formazione strettamente umanistica, spesso. I letterati, gli scrittori importanti sono laureati per esempio in giurisprudenza, Lagoni era laureato in effetti credo in diritto romano addirittura. Il 64, non sul piano biografico, però ha sembrato un momento significativo per far iniziare il libro, perché il 64 è anche quella data che porta fuori, secondo le indicazioni che danno gli storici, dal boom economico ed è anche il momento nel quale si... Dispiega pienamente anche in Italia l'industrializzazione del mondo editoriale, dell'intrattenimento e della comunicazione. E quindi in effetti Raboni può iniziare a guadagnarsi da vivere in quell'ambito perché nel bene o nel male iniziano a girare molti più soldi là di quanti non ne girassero prima. E in questo libro, infatti, la tipologia di stroncatura è doppia. C'è quella che credo inevitabilmente vi aspettate e che ho già citato, la stroncatura al singolo testo, al singolo film del singolo autore. In realtà il libro è pieno anche, soprattutto da un certo punto in poi, di stroncature sui generi, che non sono a una singola opera, ma sul sistema nel suo complesso. Soprattutto, forse non proprio in anticipo. Però, soprattutto da, dai primi anni Ottanta Rabboni inizia a incattivirsi un po' col sistema economico editoriale italiano. E quindi qui abbiamo raccolto anche una massa di testi che leggendoli, cercandoli, studiandoli, diventavano sempre di più in relazione a quelle che prima erano quasi tutte. Delle stroncature o comunque delle recensioni sui singoli testi, cioè Raboni apre sempre di più ehm, al discorso su ciò che sta succedendo, non solo dentro la singola opera, ma nel contesto in cui quella singola opera è nata. In particolare, Raboni inizia a citare spessissimo, direi quasi in maniera ossessiva, quelle che lui chiama le opere false, che sarebbero diffuse sempre di più in maniera premeditata. Le opere false, che cosa sono? Le opere false sono quelle che ostentano qualità artistica ma che in realtà non la posseggono. Sono opere, parafraso sempre i discorsi di Raboni, che però insomma cito quasi alla lettera in realtà: sono opere promosse con grande dispiegamento di mezzi dagli uffici stampa e anche da una parte della critica letteraria che fa recensioni sui giornali e che perciò si vendono bene, ma si vendono bene anche perché, continua Raboni. Assecondano i gusti più ingenui del pubblico, allo stesso tempo, però, mettendo bene in mostra i lustrini dell'arte alta, facendo così sentire quel loro pubblico parte di quell'elite che possiede il buon gusto. Non so se si è capita la dinamica, no? Oggi è abbastanza diffusa questa dinamica. Ne parlavamo anche poco fa. Prima di iniziare, Raboni è molto arrabbiato con queste opere. Che lui può dire col suo sguardo, legge nella loro non grande qualità, ma che invece toccano quei tasti che fanno molta qualità e che quindi si presentano al pubblico con tutti i vantaggi dell'essere facilmente abbordabili, ma i grandi vantaggi di far sentire il pubblico che le apprezza detentori del gusto legittimo, del buon gusto. È quello che Arbasino chiamava lo snobismo di massa, con soltanto apparente contraddizione. Una delle vittime eccellenti di Raboni è niente meno, scusate la pronuncia, Jorge Luis Borges. Secondo lui le opere dell'autore argentino, intanto io litigo con una mosca, le opere di Borges danno, e lo cito, a un gran numero di lettori l'impressione, l'illusione, l'effetto ottico della grandezza. Salto poche righe, con Borges si viaggia nell'infinito a poco prezzo e col biglietto di ritorno prepagato. Si gusta la vertigine delle alte quote alzandosi di pochi metri da terra e poi spiega esattamente quello che vi dicevo. Dice qualcosa di molto simile anche a un'autrice che credo vada per la maggiore oggi, Marguerite Duras. Lui, nel, in tempi non sospetti. A proposito della malattia della morte, un libretto di poche pagine dal quale eh, Bob Wilson avrebbe poi ricavato un'opera un teatrale, eh? dice Raboni, che cosa sia la malattia della morte non lo sapevo prima e non lo so nemmeno dopo aver letto le 50 paginette della Duras. Scrittrice che, parlandone come da viva, mi sembra che abbia la capacità di rendere complicate e sublimi delle assoluto ovvietà. E lo stesso Rabboni diceva di Susanna Tamaro, per esempio. Quindi vedete che è un libro cattivo, ma è anche un libro intriso di ironia. Mm. E questo può stupire anche i lettori di Raboni, perché i lettori di Raboni, abituati alla sua critica sulla poesia e ai suoi testi poetici, non erano forse abituati a vedere anche questa capacità di essere pungente, facendo sorridere, perché chi si sente rivolgere queste parole probabilmente non sorride, ma io immagino che... Chi leggeva queste recensioni, noi oggi che le, recenzia, le, le leggiamo ormai a proposito di un cimitero di morti, eh, ci scappa qualche sorriso e forse ogni tanto anche qualche risata. Um, va detto che cioè, a tutto questo discorso che sto cercando di fare soggiace un'idea di letteratura ben precisa. L'idea di letteratura che Rabboni difende, ancora quando la letteratura sembrava iniziare a diventare una sorta di Luna Park, eh, di intrattenimento semplice, buono per tutti i palati, Rabboni non molle, continua a difendere un'idea altissima di letteratura, che oggi può suonare anche un po' distante forse. Rabboni parlava della letteratura come un luogo della verità umana. Per lui la letteratura era un punto dell'esistenza in cui poter attingere due degli ingredienti fondamentali di una dignitosa esistenza umana. La bellezza, che lui intendeva come un piacere estetico particolarmente complesso e di grande spessore, e anche però la verità. Cioè la letteratura per Raboni era uno strumento attraverso il quale si poteva imparare qualche cosa di importante a proposito dello stare al mondo a proposito della possibilità di stare al mondo in maniera più dignitosa di quanto non si farebbe al netto della conoscenza della letteratura. Infine, vengo al titolo. Il titolo è una citazione raboniana, meglio star zitti e vedete che ci si è sforzati di cercare di essere un po' accattivanti anche nel titolo. Eh, è una domanda che sarà pure editoriale ed accattivante, però è vera. Sono parole di Raboni ed è una domanda che Raboni effettivamente si è fatto. Cioè, parafrasandolo un po'... Visto il contesto, e stiamo parlando di un autore che ha lavorato ancora dentro gli anni 90 e fino ai primi anni 2000, dato il contesto che va togliendo, o meglio, sta togliendo del tutto, parlo ai primi anni 2000, adesso potrei dire ha tolto del tutto, autorevolezza e ascolto agli specialisti della letteratura o della cultura che esprimono i propri giudizi a proposito di opere che escono qui e ora. È il caso ancora di proseguire a esporsi, formulando giudizi, essendo che lo specialismo dello specialista di cultura non è più tanto preso sul serio. Raboni in una recensione che fa quasi tenerezza dice io non riesco a capire perché se viene l'idraulico a casa mia io gli credo e lo considero uno specialista del rubinetto. E oggi se io esprimo un'opinione a proposito di un autore, in fondo vedo che la mia opinione vale come quella, oggi potremmo dire, di chiunque posta la propria opinione sul proprio profilo Facebook. Questo toglieva il sonno a Raboni. La sua risposta però alla domanda meglio star zitti è sempre stata no. È meglio, forse non lo so se è meglio, però per lui sicuramente è sempre stato doveroso non cedere. Cioè, continuare anche se con voce sempre più flebile, anche il, la sua posizione al Corriere della Sera è andata sottilmente ma inesorabilmente diminuendo e perdendo di spazio, anche proprio di spazio fisico dentro la pagina. Spesso c'era un'invettiva di Raboni in un trafiletto di 2000 caratteri sulla destra, un'invettiva contro le classifiche, e a sinistra c'erano tutte le nove colonne rimanenti del giornale con le classifiche di vendita. Quindi anche questi cortocircuiti, però la partita ormai era 9 a 1. Anche a proposito di spazio e di colonne. Però Raboni diciamo che viveva questo inferno della dismissione, della qualità anche nell'ambito culturale, decide insomma, di, di non mollare. Giustamente, giustamente. Il libro, allora, con tutte le sue ironie e tutti i suoi ammiccamenti editoriali, in realtà è la cronaca di una sconfitta. Incarnandola in Raboni, questo libro fa il boom economico, i primi anni 2000, tratteggia la malinconica parabola della perdita di importanza sociale del lavoro degli specialisti della letteratura o del teatro e in parte anche del cinema. Raboni lo sapeva bene che. C'erano altri luoghi di autorevolezza che si erano imposti, le classifiche che ho citato prima, che sono però classifiche di vendita. E quindi sono classifiche che sono tutto sommato tautologiche perché vendi di più il libro che spingi di più e quindi poi vai a santificare il marketing editoriale che ha spinto di più il libro che poi effettivamente è quello che vende di più. Ecco, non esagererei, ehm, Raboni sapeva benissimo, come noi oggi sappiamo anche meglio, che in classifica ci sono anche libri che vale la pena di leggere, di conoscere, di amare. Non è che Raboni voleva bruciare tutti i libri in classifica a priori. Una volta prende una classifica e dice cosa salviamo, ne salva due. Però, insomma, era consapevole del fatto che c'è qualità, c'è bellezza, vale la pena anche là dentro magari il libro nato sull'idea che era più commerciale che altro. Quello che lui difende: in realtà, e mi avvicino a chiudere, era quello di mantenere uno spazio, diciamo pure una riserva indiana, nella quale lo specialista viene più o meno preso sul serio a proposito della qualità o non qualità artistica con la grandissima, più grande che potete immaginare, di un libro e che anche quella viene in qualche modo tenuto in conto. Per andare a chiudere, tengo sottocchio il tempo, vi propongo un esercizio di ironia di sarcasmo forse, di autoronia che era fa nel 1995. E nel 1995 lui scrive un pezzo sul Corriere della Sera e dice ormai se io esprimo la mia opinione contro un libro che piace, che è in classifica, che vende, so già che la mia sorte o la sorte di chi fa come me è doppia, ci sono due possibilità. O si viene condannati per invidiosi a ah, quei soldi, quel successo avresti voluto averli tu. E quindi ne parli male, da frustrato, oppure sei uno snob che a priori dice no a qualsiasi cosa abbia successo. Penso che abbiamo il tempo di leggerlo, perché vale la pena anche di sentire la prosa di Raboni, che è davvero una prosa splendida. Vi ricordo che lui è il traduttore di tutta la recherche: la ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. E è stata una grande palestra eh, di prosa per il poeta Raboni con la traduzione e la prosa di Raboni. Davvero, a parte per divertirsi, a parte per continuare a cercare di vendere il libro, non prendo una percentuale. Eh, però, a parte per, per, per il ribaltamento delle gerarchie, a parte per l'ironia, eh, è una prosa straordinaria. Inizia così, affiora qualche motivo di speranza per chi non ama i best seller, voglio dire best seller in quanto e perché tali, cioè costruiti diciamo strategicamente, e osa dubitare dell'assoluta veridicità estetica del cosiddetto consenso popolare. Fino a ieri chiunque si azzardasse a insinuare, e guardate che non mi scomoda a metà anni 90 chi si azzardasse a insinuare, mettiamo, siamo sul Corriere della Sera, eh? mettiamo che le fatiche romanzesche di Umberto Eco non approdano ad altro che una dignitosa simil letteratura, o che Alberoni e De Crescenzo non sono propriamente parlando dei grandi pensatori, veniva infatti sommerso da un coro di grida e mormorì il cui senso si poteva riassumere in questa esclamazione. Tutta invidia. Argomento, bisogna ammetterlo, un po' grossolano, ma perfettamente inconfutabile. Come si fa a dimostrare di non essere nel segreto del proprio cuore invidiosi di qualcuno? Né serviva obiettare che, volendo proprio abbandonarsi a un sentimento così riprovevole, tanto valeva puntare un po' in alto vallo a spiegare con i tempi che corrono che si può invidiare la grandezza dell'immaginazione e dello stile più del numero delle copie vendute o dell'ammontare dei diritti d'autore oggi grazie a Dio ironia Sembra che il tutta invidia stia lasciando gradatamente il posto a un tutto snobismo, altrettanto inconfutabile ma, ed è già qualcosa leggermente meno volgare. Adesso l'ironia diventa amarezza, e chissà che di piccolo miglioramento in piccolo miglioramento, che evidentemente non c'era nell'ottica di Raboni, non si arrivi a riconoscere anche ai lettori di professione il diritto di dire quel che pensano senza attribuire a qualche vizio o peccato la difformità dei loro gusti da quelli della maggioranza dei lettori comuni. Io con dieci secondi di anticipo sulla mezz'ora vi ringrazio per la gentilezza di saluto. Grazie. Grazie al nostro ospite, e salutiamo anche quelli che ci vedono a distanza. E da questo momento chiudiamo l'accento e vi invito a venire al prossimo appuntamento qui sotto la tenda a Sordello. Grazie.